Ciao a tutti! Oggi un tutorial per utilizzare le matite colorate acquerellabili e per dipingere gli alberi di Natale. Ma prima lascia il pollice in su a questo video ed iscriviti al mio canale. Attiva anche la campanellina per rimanere aggiornata su tutti i miei video. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi utilizzeremo le matite acquerellabili per realizzare due alberi di Natale, in realtà molto diversi perché uno è un po' più classico e utilizzeremo le matite acquerellabili in un modo, mentre poi nell'altro albero che è un po' più astratto le utilizzeremo in un altro modo, quindi impareremo due modi diversi di utilizzare le matite acquerellabili. Vi ricordo che se volete realizzare altre cose sul Natale, su dariacepelli.teachable.com potete trovare un corso completo sul Natale in cui imparerete a realizzare tante belle cose, quindi tanti biglietti, tanti segnalibri, tanti chiudipacco, ma anche tante confezioni in regalo per poi regalare i vostri segnalibri e quant'altro. Mi raccomando, lasciatemi qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto e raccontatemi come avete realizzato i vostri alberi di Natale, anzi fatemeli vedere perché sono sempre molto curiosa di vedere come sono questi vostri alberi di Natale. Eccoci per realizzare i nostri alberi di Natale. Allora, ci occorrono degli acquerelli, due boccettine d'acqua, due pennellini non tanto grandi e della carta. Io ho scelto questa della Canson, che è tutta cellulosa in realtà, ma per questo lavoretto va benissimo anche questa. E poi se volete potete scaricare l'immagine da ricalcare e ricalcatela su questo foglio con una matita un po' dura. Io ho scelto una 4H, ma va bene anche una 6H. Poi ci serviranno delle matite colorate e acquerellabili. Tutto il materiale, naturalmente, vi ho messo il link qui sotto nella descrizione del video. Delle matite colorate acquerellabili, io prenderò tre verdi. Come vedete in questa scatola ci sono veramente tantissimi verdi, io ne ho scelti tre. Uno molto chiaro, uno diciamo medio e uno un po' più scuro. Questo naturalmente ci servirà per fare l'albero. Poi cosa ho scelto? Un giallo, potete scegliere un giallo o un ocra, come in questo caso, e lo utilizzerò per fare un po' il colore oro, magari della stella, di qualche fiocchetto, e poi sceglierò un rosso per fare le palline e i fiocchetti che invece decorano l'albero. Magari mi servirà qualche altro colore, ma lo vedremo per i giocattoli, ma lo vedremo poi più avanti. Adesso iniziamo a utilizzare le matite acquerellabili per fare i fiocchetti e le palline che decorano l'albero. Naturalmente, se avete scelto un altro tipo di albero con altri dei decori, mi raccomando, partite proprio dai decori dell'albero prima di dare il verde. Come vedete, faccio prima il contorno. E poi, in questo caso del fiocchetto, ma poi farò anche quello delle palline, e poi andrò a dare solo qualche pezzettino di colore. Non vado a riempire tutto, perché quello lo faremo col pennello e l'acqua, in modo da dare anche un po' di tridimensionalità ai nostri fiocchettini, alle nostre palline, per non renderle piatte. Ma intanto facciamo il contorno. Anche per le palline faccio prima il contorno della pallina e poi vado a dare in una parte un po' di colore, quindi come proprio per dargli il senso della sfericità. Ok, accelero ed ecco tutte le mie palline e i miei fiocchettini rossi. Adesso utilizzo questo rosso ancora per fare qualche fiocchetto, quello dei pacchettini che sono sotto. I fiocchetti dei pacchettini non li farò tutti rossi, farò qualcuno oro o giallo, qualcuno rosso, qualcuno blu, insomma cambierò un po' i colori. Naturalmente devo fare anche tutte le striscioline che vanno a fare proprio il fiocco che avvolge il pacchetto regalo. In questo caso invece la farò proprio pieno il colore, in modo che poi si differenzi molto dal colore della carta.
Ok, procediamo un po' veloce e questi sono gli altri pacchettini. Un altro rosso, uno giallo, come vedete, un altro giallo che per me sarebbe l'oro. Uno lo farò azzurro, un altro azzurro. Ok, e poi vado a fare anche la stella, la faccio gialla. Adesso procediamo con l'altro. Prendo il mio colore verde chiaro e vado a fare proprio i segni dei rami sui lati col colore verde chiaro. Ed ecco anche l'altro lato verde chiaro. Poi prendo il verde medio. E vado a fare la stessa cosa rientrando un po', non arrivo fino a metà albero, quindi il centro sarà più scuro. Ma il gioco è proprio quello, non siate troppo precisi nel senso, non andate a riempire tutto, dovete lasciare degli spazi così bianchi, quindi andate proprio con la matita a fare i segni dei rami, in modo da lasciare questi spazi bianchi che poi si riempiranno e daranno le sfumature. Quindi faccio anche l'altra parte, la parte destra, allo stesso modo. Ora col verde più scuro vado invece a riempire, lo faccio un po' incrociando i segni in questo caso perché naturalmente non è proprio parte destra, parte sinistra, i rami vanno un po' di qua, un po' di là, visto che siamo nella parte proprio di frontale. E vado a fare questa parte più scura, arrivo fino alla base dove ci sono i fiocchetti. Quindi facciamo proprio questo verde più scuro. Mi raccomando, anche in questo caso non riempite, non andate a fare una campitura piatta di tutto, lasciate un po' di spazio visivo e vado anche a mettere un po' più di scuro nella parte bassa, in modo che si differenzi anche un po' l'ombreggiatura che ci sarà vicino ai pacchetti. Già si vede comunque che ci sono delle zone più chiare, scure e medie. Adesso prendo il pennellino un po' più piccolo o quello medio se preferite e vado a utilizzarlo per spargere il colore. Comincio dalla stella, semplicemente acqua, poi tamponate il pennellino sullo Scottex e andate a spargere in questo modo, a tirare il colore. Ok, quindi partite dal colore che avete dato e poi tiratelo verso la parte che avete lasciato libera. Ogni tanto lavate e ripetete perché se trascinate tutto il colore naturalmente diventerà di nuovo piatto, quindi vi sembrerà, farete una campitura piatta perché il colore che comunque avete dato è tanto, sono molto pigmentate queste matite colorate, quindi trascinate troppo colore, diventano tutte le palline e i fiocchetti piatti. E se utilizzate prima su una pallina, poi andate direttamente nell'altra, ovviamente portate dietro anche il colore, quindi può andare bene, ma poi ogni tanto dovete assolutamente lavare il pennello per svuotare un po' del colore. Per evitare che, anche se è un pennello piccolo, per evitare che vi venga la gocciolona d'acqua, dovete tamponarlo un pochino sullo Scottex dopo che l'avete lavato. Ok, facciamo la stessa cosa un po' su tutte le palline. Vedete che comunque rimangono delle zone più chiare, delle zone più scure, trasportando il colore, e anche sui fiocchi. Quelli che sono tutto quello che abbiamo fatto fino adesso sui fiocchetti dei pacchetti. Naturalmente, se cambiate colore, quindi se passate un fiocchetto giallo, dovete necessariamente lavare bene il pennello fra un passaggio e l'altro. Ok, cambio, quindi lavo benissimo il pennello per passare al giallo, altrimenti vi si viene tutto il colore uguale. La stessa cosa naturalmente per la parte azzurra. Ok, adesso prendo un pennello un pochino più grande, ma potete utilizzare anche quello piccolo se vi è più comodo e andiamo ad acquerellare l'albero. Tamponate perché altrimenti vi viene la gocciolona e in questo caso anche qui trasportiamo con moderazione e andiamo a fare proprio il contorno delle palline e dei fiocchetti. Ricordatevi che naturalmente i fiocchetti e le palline devono essere già asciutti. Veramente ci mette molto poco.
se vi viene più comodo, come nel mio caso, visto che ho utilizzato in realtà una 4 diviso 2 per fare i due alberi, preferisco utilizzare un pennello piccolo per andare attorno alle palline in modo da non andare proprio a coprire. Lavate spesso il pennello per fare in modo che rimangano comunque delle zone più scure e delle zone più chiare, se no trasportate veramente tanto colore e quindi non si vedranno più i tre colori del verde dell'albero di Natale, ma diventerà uno unico. Quindi per le zone più ampie potete utilizzare un pennellino un po' più grande, per le zone più piccole, quelle dove c'è da andare proprio attorno alle palline, potete utilizzare un pennellino più piccolo. Vedete gli spazi di luce che avevamo lasciato, vengono in realtà coperti dall'acquerellatura, però è proprio il loro bello, in modo proprio questo lo fa sì che venga proprio molto sfumato, un po' come se avesse dato direttamente l'acquerello. Anche qui le possibilità sono tante, un po' a vostro gusto. Se preferite potete non acquerellare tutto, lasciare visibile la matita, quindi dare l'acquerellatura solo in alcuni punti. Se invece preferite potete acquerellare di più di quello che sto facendo io, quindi cancellare completamente i segni della matita, oppure fare come me che faccio una via di mezzo. In realtà qualche segno di matita mi piace, sembra quasi proprio dei ciuffi di albero di Natale, e quindi non andrò a coprirli tutti con l'acqua e a nasconderli, diciamo. Per quel che vale anche le palline, come vedete, ho lasciato il contorno così come i fiocchetti, e l'effetto contorno naturalmente mette un po' in evidenza la matita, ma questo mi piaceva, diventa un po' più. Non lo so, dipende un po' dai vostri gusti personali, va bene comunque se decidete di acquerellare di più o di meno. Adesso vado a fare la parte davanti dell'albero e vado quindi a fare sia le carte colorate, quelle che poi sarebbero i fiocchetti. Anche qui funziona allo stesso modo, fate prima il contorno del pacco regalo, ma poi non andate a riempire completamente con la matita la carta. Fate solo qualche pezzettino di colore, potete decidere se andare a dare più colore nella parte di profondità del pacchetto o nella parte frontale. Non fate tutte e due perché sennò diventa veramente molto piatto. E anche in questo caso lo fate con i colori che più volete. Io quelli che avevano il fiocchettino rosso ne ho fatto un pacchetto regalo color blu e l'altro color giallo. Potete utilizzare ancora più colori, ma non volevo diventasse troppo ricco, perché poi sul davanti andremo a fare anche i giocattoli e anche qui aggiungeremo altri colori. Quindi veramente fate un po' come più vi piace. Naturalmente, se utilizzate come me i colori classici del Natale, come il giallo, il verde, il rosso, diventa ancora più caratteristico natalizio. Come vedete adesso sto procedendo invece a fare i giocattoli partendo dall'orsetto. Qui sto utilizzando un giallo ocra per fare la base dell'orsetto, e poi utilizzerò invece un marrone un pochino più scuro per fare la parte più visibile, la parte diciamo delle zampe e del musetto, in modo che risalti un po' di più. Allo stesso modo vado a fare la bambina, utilizzo un color carne che c'è già nelle matite colorate e utilizzo un violaceo per la gonna, ma ovviamente i colori dipendono molto dal vostro gusto personale. Questa è una bambolina, quindi potete utilizzare dei colori che non siano necessariamente il rosa, il viola come ho utilizzato io, potete veramente fare come volete. Anche qui il principio è lo stesso, non faccio delle campiture piatte, ma vado a fare prima il contorno e poi dopo vado a tirare qualche ciuffetto di qua di là, qualche pezzettino, in modo poi dopo di andare a riempire gli spazi viola, vuoti, scusate, gli spazi vuoti con l'acquerellatura. Faccio anche i giocattoli e Lego, che non sono poi Lego, sono delle costruzioni.
Ok, quindi pennellino piccolo e andiamo ad acquerellare il tutto. Anche qui, avendo lasciato degli spazi vuoti, diventerà più tridimensionale. In questo caso pennellino piccolo perché gli spazi e le cose sono veramente piccole. Faccio proprio tutte le costruzioni, tutti i pacchetti, aggiungo naturalmente anche, vado ad acquerellare la bambolina, così come l'orsetto, da cui ho fatto solo i contorni. Naturalmente non c'è bisogno di starci molto perché sono spazi veramente molto piccoli, quindi basterà una goccia di pennello bagnato per andare ad acquerellare il tutto. Tralasciate invece gli occhietti e tutte le parti più piccole che adesso andiamo a fare appena si sono asciugati la bambolina e naturalmente l'orsetto. Tutto asciutto e adesso andiamo con la matita senza acquerellarla, andiamo a fare i particolari, quindi gli occhietti, il musetto del nostro orso, e se c'è da andare a scurire qualcosa utilizziamo la matita per andare a calcare un po' le parti più che vogliamo segnare un po' di più. Potete poi risfumarli con il pennellino oppure lasciarli invece più segnati, proprio più visibili. E questo era il mio primo albero di Natale. Adesso andiamo a fare il secondo. Potete ricalcarlo interamente, quello che vi ho messo, come potete invece fare come ho fatto io, fare un rettangolo di contorno a matita, non credo si veda dalla ripresa, e poi dopo andare semplicemente a occhio a fare tutto il resto. Io in realtà ho fatto proprio un rettangolo a matita per l'ingombro e poi dopo sono andata a segnare solo al 2-3 filetti e poi il resto vado così a fantasia. Per prima cosa preparo un colore cielo blu scuro. Ho utilizzato un blu, potete utilizzare il blu oltremare come ho fatto io, a cui ho aggiunto per esempio un pochino di grigio di Paint per scurirlo un po' e renderlo un po' più particolare. Con questo colore andrò a fare una campitura sfumata come base per il mio albero di Natale. Veramente è molto semplice da fare, anche se in realtà questa carta di cellulosa, fare una sfumatura si fa un po' più fatica rispetto a quella di cotone, ma insomma è una sfumatura veramente molto semplice, che non deve venire per niente uniforme, quindi va bene com'è. Ricordatevi che dovete bagnare un po' di più il colore in modo da poterlo tirare meglio, perché questa carta, asciugando molto in fretta, fa sì che riusciate a tirarlo poco sulla carta direttamente e quindi ha bisogno di un po' più di acqua nel colore, in modo da che si veda nemmeno possibile le righe. Utilizzate anche un pennello più grande, mi raccomando, perché in questo anche una pennellessa in realtà potreste usare, magari del numero 20, quindi non troppo grande, o un pennello piatto, ma in questo caso sto utilizzando un pennello del numero 12 e lo sto utilizzando tondo. Decidete un po' voi quello che preferite. In questo dipinto vado poi a fare tutti gli altri segni utilizzando le matite colorate in un modo un po' diverso da quello che abbiamo fatto con il primo albero di Natale. Quindi non solo un albero di Natale un po' più, diciamo, più geometrico, no, non è geometrico, in realtà più astratto, ma anche un modo di utilizzare le matite colorate diverso da quello precedente. Ok, quindi cercate di fare un fondo un po' mosso, quindi un po' sfumato, ma senza avere, non deve avere, insomma, necessariamente una parte più alta più scura, una parte bassa più chiara, come preferite. Lasciate asciugare, anche se ci vorrà veramente molto poco, e poi vediamo come si possono fare, come si può realizzare questo albero di Natale. Allora, inizialmente un metodo potrebbe essere questo, ovvero quello di utilizzare la matita acquerellabile come abbiamo fatto prima, cioè vado a fare nel caso del tronco la campitura e poi vado a segnare, semplicemente la utilizzo proprio come una matita e vado a fare il segno con la mia matita colorata.
chiaramente fare questo lavoro con le matite colorate è più semplice che con un pennello, perché vado proprio a utilizzare come una matita e quindi vado a segnare direttamente tutti i ghirigori. Questo è un modo per utilizzare in questo dipinto la matita colorata. Dopo, però, naturalmente, per non renderlo così piatto, potete andare sempre con la matita a marcare di più alcuni pezzettini, alcuni ghirigori, in modo da renderli un po' più spessi. E adesso lo facciamo. Questo è un modo, ma vi faccio poi vedere che c'è anche un altro modo per fare la parte un po' più spessa. Ecco, in questo modo vado a marcare un po' di più, a segnare un po' di più, quindi spingete un po' di più sulla matita, ma anche andate ad allargare il segno in alcuni punti, in modo che vi vengano un po' più cicciotti i segni, un po' più grossi, e quindi creerete qualcosa di meno piatto. L'altro metodo invece è quello di pucciare direttamente la matita acquerellabile dentro all'acqua. In questo modo, quando andate a marcare, vedete proprio che il segno si allarga molto molto molto, in modo più, come si dice, proprio sembra un pennello intriso di acquerello, però più gestibile ovviamente, perché è una matita, cioè una punta ben precisa in cui riuscite a maneggiarlo proprio come una matita. E anche qui, se andate a marcare alcuni punti, vedete proprio che il segno vi si allarga in modo molto semplice, e si allarga acquerellato, e quindi vedete che si segna molto più, in modo più semplice. Poi naturalmente, se lo fate solo in alcuni punti, in altri rimarrà meno visibile. Questo è un modo di intingere la matita direttamente nell'acqua e di utilizzarla, che è molto utile quando si vuole utilizzare la matita acquerellabile come una matita, quindi con un segno non troppo largo, quindi proprio come il segno di una matita, ma che nello stesso tempo sia più naturale, simile all'acquerello. Quindi sembra quasi fatto con un pennello di acquerello, con l'acquerello molto piccolo. Però la manualità è più semplice in questo caso, perché se voi prendete un pennello piccolo e andate a fare questi ghirigori con il pennello, sicuramente la manualità è un po' più difficile. Continuate ad aggiungere ghirigori finché vi piace, oppure seguite il disegno che vi ho dato da ricalcare. Questo è un po' come preferite. Io vado proprio a caso, ne aggiungo non tanti, ma qualcun altro ovviamente lo aggiungo. E quindi andate un po' a fantasia. Se fate come me, andate un po' così, come vi viene man mano che andate a disegnare. Ok, adesso completo anche la stella sopra, semplicemente tirando con il pennello piccolo, andando a tirare il colore della matita acquerellabile che ho utilizzato per il contorno. E adesso invece prendiamo di nuovo la nostra matita e andiamo a fare le stelline. Qui se proprio facciamo in modo classico come si realizza la stellina. Potete utilizzare la matita colorata così com'è, oppure anche questa intrisa un po' di acqua. Come reagisce la matita colorata quando la intingete nell'acqua dipende un po' da che tipo di matita acquerellabile è. Più sono morbide, più naturalmente il colore vi si allargherà. Tante stelline, andiamo a completare un po' tutto quello che in modo da che ci dia proprio il triangolo dell'albero, e quindi vada a riempire anche un po' qualche spazio un po' più buco, qualche buco che ha lasciato, qualche spazio un po' più vuoto. Bene, quindi un modo un po' più astratto di creare un albero di Natale e un modo un po' diverso di utilizzare le matite acquerellabili.
Ricordatevi che vi lascio naturalmente tutti i link del materiale qui sotto, ricordatevi di commentare questo video, mi raccomando, e fatemi vedere tutti i vostri alberi di Natale. Mi raccomando, sono sempre curiosissima di vederli.